Io pensavo, un italiano, ma proprio il più italiano, anche cinematograficamente, il più italiano di tutti, Alberto Sordi. Ma quanto t'ho aspettato, una vita per averti, non vero? Grazie. Guarda, davvero, tutti meritati, anche di più. È bellissimo. È arrivato, avete visto? Vuoi che andiamo intanto adesso? Grazie. Grazie. Accomodiamoci, cominciamo, grazie. Perché sennò andiamo avanti fino a domani mattina, io lo so, hai questa cosa incredibile. Perché era un po' che se ne parlava, ti ricordi? Ci siamo detti, allora ci vediamo, sì, lo facciamo. Venire, sì. E poi? Poi non mi hai chiamato. Ma non è vero! Sai cosa ti devo dire? Che... No, io è una trasmissione che io vedo spessissimo perché finalmente si sentono canzoni con la melodia, si capiscono le parole. Te lo faccio io l'applauso! Capito? Dice, ma sono vecchie canzoni. Che vuol dire? Sono canzoni melodiche. Esatto, perché cantate da cantanti. Che hanno la voce, tu dici, finalmente. Capito? Perché abbiamo, sì. Purtroppo qualcuno oggi somiglia più a quelli che vendevano i giornali per strada. Sì. E gli dicevano, guarda, non ti possiamo prendere, sai, perché non si sente da un marciapiede all'altro. Ma chi gli diceva questo? Quelli che facevano trilloni. L'audizione a quelli che vendevano giornali. Davvero? Dicevano, guarda, no, non si sente. Invece poi hanno inventato i microfoni, gli amplificatori, le cose che disturbano, che fanno diventare sordi. Magari, insomma, non va male questa cosa. Senti, Alberto, io volevo cominciare con una cosa. Sai che Vittorio Gassman ha detto che sei pazzo? Ah, non sta bene, sai, Vittorio Gassman non sta bene. Allora, è una battuta tua perché sì, no, ci vogliamo molto bene, anzi lo so, parla gli faccio gli auguri più belli veramente. Ma infatti no, lui l'ha detto perché voleva dire che tu sei un tale genio in tutto quello che fai che non ti si può mai acchiappare, per cui voli. No, io ho avuto un momento di follia, 20 anni ero proprio matto. Ah sì, cioè? Sì. Beh, facevo scherzi, facevo delle cose imprevedibili, cioè scattava una molla e io non potevo. Anche a gente che non conoscevo, io per esempio andavo al cinema, vedevo uno col collo grosso così, sì. Gli davo un grande schiaffone dietro e poi l'abbracciavo, dico, ma hai capito, t'ho cercato, oddio, ma scusi, lei non è Ernesto Piacentini, ma chi sei? Oh! E quello si beccava la sì. Cosa, è magnifico. Ma per me, perché non c'era nessuno ad assistere, mi divertivo io, ero come un matto. In una serata come questa, sai, tu sei talmente importante, perché, è una domanda che ti voglio fare, tu hai sempre cercato, in tutte le cose che hai fatto, la storia d'Italia e dell'italiano, giusto? No, io fui cacciato dall'Accademia dei Filodrammatici qui a Milano, perché la maestra Varini, la maestra di dizione, era una coppia, Varini-Berti, Berti faceva la recitazione e lei... Io andai, non avevo compiuto 16 anni, avevo 15 anni, venni a Milano per incidere alla Fonit delle fiabe per bambini, sì. Eccetera. E poi voglio entrare in accademia per gettare le basi, per diventare un attore. Certo. E mi disse, ma guardi che lei un attore non ci diventerà mai, perché lei non si applica. Mi dice Guerra, Fero. E dico, scusi,
Dico, lo so, io sono romano. E vabbè, ma deve dimenticare che è romano lei. Sì, ma noi non abbiamo un dialetto. Lo facciamo così per indolenza. Poi è un modo di parlare. In fondo la gente, quando a lei gli dice guerra e non raddoppia la R, lei capisce che è guerra. La guerra è guerra. Non mica... E lei, disperata. Dico, la gente parla così in un modo naturale, dice la gente, ma lei è matto. L'attore parla come la gente, l'attore parla un linguaggio d'attore. Quando la gente sente parlare, si volta e dice, oi là, è un attore, perché si sente subito l'attore. Questo ti diceva lei? Sì. E tu? E dico, allora che devo fare? E dice, se ne vada, perché tanto lei non si applica, dice che... No, ma mi viene come una strozza dire guerra, ferro, non sono più io. Ecco, allora vada in mezzo alla gente. E questa cosa della gente, pur avendo capito che lei seguiva la tradizione, l'attore certo. Era veramente un linguaggio d'attore, quando si andava a teatro si sentiva recitare, perfetta dizione, eccetera, ma era quasi fastidioso questo che faceva, sì. Diciamo così, di parole. E allora dico, io rappresento la gente, voglio parlare come la gente, so parlare come la gente, è l'unico virtuosismo io, se no è inutile che mi ostina a diventare un attore. Certo, chiaro. Io se faccio la gente so fare l'attore, se non faccio la gente non lo so come... Ma è un istinto tuo, cioè nel senso che se tu vedi qualcuno per la strada, nella tua vita, eccetera, quindi istintivamente ti appoggiavi allora alle persone che vedevi? No. In soccorso, diciamo così, a questa pecca che sì. Io avevo, è arrivato il neorealismo. Sì, quindi sì, ho detto che il neorealismo. Il neorealismo ha fatto a meno di quel linguaggio degli attori. Certo. Anzi, quegli attori che avevano fatto l'Accademia sono rimasti un po' fermucci. Isolati. Sì. Per anni non li prendeva nessuno. Perché, cominciando da De Sica, prendeva... invece di... Gli attori per la strada, Lamberto Maggiorani... Sì, dei grandi attori prendeva Maggiorani che faceva il meccanico e che faceva fare il meccanico. Il linguaggio di questi personaggi che io facevo somigliava alla gente, anzi doveva somigliare alla gente. E allora quando ebbi la benevolenza degli addetti ai lavori, perché ci fu insomma un po' di tempo prima di convincerli a fare, questo cinema che ho fatto io, perché c'era il cinema comico che si scriveva comico. Sì. Cioè, invece di arrivederci a cervecerci, proprio la caduta, la cosa, quello che casca, l'altro che si butta dalla finestra. Quello era il cinema comico, si leggeva. Il mio si leggeva, ma mi domandavano, scusi, ma che? Ma scusa una cosa, mi viene in mente questo. È vero che quando tu hai fatto il marito... E quindi hai presentato il copione il marito. A Rizzoli. E che quello ti e dice... me l'ha fatto leggere davanti a degli amici, a della gente, perché dice, voglio sentire che effetto fa questo, perché a me non mi sembra, non è né un film drammatico, perché non muore la mamma, non si piange, queste cose, e neanche comico, perché non c'è neanche una battuta comica. Allora dico, va bene, lo leggo, sentiamo i suoi amici cosa ne pensano. Il marito, a tutti a ridere. Poi ho cominciato a leggere e non c'è stata neanche. Niente. E alla fine dice, ha capito perché io l'ho fatto sentire agli amici, non c'è stata una risata, però quando lei mi ha detto il marito tutti ridevano, non me l'ha più detto, ma quello è il titolo, dico. È il titolo del... E quindi hai dovuto andare a parlare all'estero. Bisognava combattere con gente che non capiva che cos'è il cinema, niente, capiva io. E allora questo marito, ho trovato un produttore spagnolo, ambientato a Roma, tutto girato a Madrid. Tu pensi? Ebbe molto successo e hanno capito. Finalmente. E allora mi hanno detto vabbè, la cosa funzionava. E lì, senti, fare. Ma... quando tu hai cominciato a fare la radio, per esempio, no? Il personaggio straordinario, ce lo ricordiamo tutti, mi rifai quel suono che faceva il compagnuccio della parrocchietta quando arrivava il ta 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 ta. Come dan, 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 dan. Che arrivava. E hai trovato
Hai provato difficoltà all'inizio a farlo questo personaggio, vero? C'era il direttore che era anche un drammaturgo, Pugliese si chiamava, no, Pugliese. Il direttore generale, che era torinese, non rideva molto spesso, insomma, non apprendeva. Era un po' contenuto. Sì. Dice, a parte il fatto che non è proprio, che cos'è? Dico, beh, ma vede, lei non sa come la eseguirò questa scenetta, ma raccontare settimana per settimana gli avvenimenti che avvengono durante la settimana, forse il pubblico sta a sentire. E dice, guardi, lei potrebbe entrare a far parte della compagnia di rivista, così fa queste scenette, ma fargli fare il divismo radiofonico, intanto non esiste fare una trasmissione per la scenetta. Allora andai io presi una vacanza, me ne andai a Positano e incontrai Pugliese. Dico, ma è una combinazione? Dice, sì, ma Madonna, è proprio una combinazione, viene qui a villeggiare. No, dico, sono ospite di un'amica, questa cosa eccetera. A un certo momento vedo, durante questa mia vacanza, c'è una grande confusione. Dice, Pugliese si è perso gli occhiali in una gita in barca e degli occhiali un po' particolari, speciali. Allora dico, che fate? Dice, ha reclutato tutti i subacquei e i marinai che vanno al posto dove ci sono caduti gli occhiali e vanno a vedere se trovano gli occhiali. Vengo pure io, ho detto. Mi sono imbarcato con questi qui, si sono tuffati, io mi sono tuffato, sono andato a sbattere con la testa sugli occhiali di Pugliese. E gliel'hai portati. Ha detto, si vede che qualcuno... E mi fece fare in prova due o tre scenette che io avevo scritto e gli avevo dato questa cosa. Queste qui, poi vediamo. La porta della... Quattro anni sostanno alla radio. E io mi ricordo, era meraviglioso, che quando sentivo il ta-ta-ta-ta, correvo come un pazzo a sentire. Poi è diventato Mario Pio. Certo. Poi Mario Pio, prendo chi parla e chi parlo io. Il Conte Claro. Sì, Conte Claro. E quello è stato, diciamo così, l'inizio di un personaggio che poi con De Sica feci, mamma mia che impressione, sempre con quel personaggio. Senti, adesso io diciamo che mi sembra la serata adatta per far vedere una scena bellissima di Una vita difficile. Allora, Una vita difficile, raccontiamola, è la storia di un giornalista. Bravo, no? Perché La vita difficile è proprio questo anniversario. Questo, della Repubblica e Monarchia. Referendum tra Repubblica e Monarchia. E io c'ero qui, quei giorni, io lo dico perché quelli che come me... Che l'hanno eravamo vissuto, lì, sì. della mia età, magari le nuove generazioni, io gli racconto che cosa è successo. Infatti non sono rimasti tanto contenti della Repubblica, molta gente, perché c'erano molti nobili. Monarchi, diciamo così. Io poi stavo con delle ragazze nobili, mi piacevano i nobili. Come ti piacevano? Erano educati, erano gentili, sì. Cioè, grandi case, mi piaceva, insomma... Mm. Andare dove si stava bene, insomma. E io... Allora? Poi quando lo speaker ha detto da oggi l'Italia è repubblicana, esplose un'esultanza, io pure, e quei nobili mi guardavano e dicevano, ma allora ti invidiamo? Sì. Allora io con qualche barzelletta ho fatto sorridere queste ragazze, queste cose. E poi, certo, naturalmente ho approfittato di questa situazione durante Una vita difficile, facemmo proprio il pranzo dei monarchici, questa cosa. È una meraviglia, è una scena, quella scena lì, è stupenda perché lui, giornalista che è puro, integro, vuole combattere, invece si trova nella vita sempre, la vita è veramente difficile perché dovrebbe cercare... È la vita difficile di un uomo onesto nel momento in cui c'era questa... il boom economico, espansione, tutti facevano soldi, sì. L'arte di arrangiarsi cominciava allora, questa cosa, lui per onestà non c'aveva soldi per andare in trattoria, non gli facevano più credito e allora a un certo momento lo salva la ragazza che lui ha portato dal nord perché incontra un amico, che noi facciamo un pranzo, aspettiamo i risultati di questa cosa. E guardate i risultati, sono in attesa dei risultati, in questa casa di ricchi con un sacco di roba da mangiare, loro con una fame arretrata di parecchio, ed ecco quello che sta succedendo. Ce lo guardiamo subito, eccolo qui, Una vita difficile.
fantastici. Polpettine? Sì. Good. Che fanno? Si stanno mangiando mezzo pasticcio. Ah. Non vorrei. Grazie. Attenzione, vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare Monarchia-Repubblica. Ma che fa? Mangia? No. Monarchia, voti 10.709.423. Bene, bene, bene. Mamma, abbiamo vinto. Molto bene. Vota lo champagne. Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana. Oddio, la mamma. Che cosa? La mamma si sente male. La mamma? Vieni. Il Consiglio dei Ministri. Andiamo, generale. Della proclamazione dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica. Andiamo, Massimiliano. E si è riservato di andiamo. Non piangere, papà, non tutto è perduto. Vecchia eccellenza. Sono che ride pure. Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re! E viva! Canaglie. Vieni, caro, vieni. Non si presti a provocazione di elementi faziosi. Nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria... Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare? Della consultazione popolare. Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo. Il governo, ecco, bravo, mangiamo. Interamente garante. È un film. Senti, adesso andiamo a toccarti subito come autore di canzoni. C'è una canzone che tutta l'Italia ha cantato, diciamo, da tutte le parti. Che non netta. No, 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 Mando Avai. Ah, Mando Avai. Da Polvere di Stelle. Polvere di Stelle. Ecco, allora, sai che noi abbiamo una soubrette superba. Con la coreografia di Piero Moriconi abbiamo messo su un balletto di Mando Avai insieme a Marisa Laurito. Ah, eccola qua, Mando Avai! Bella Guayana,
Bravissima, grazie mille. Con la spaccata addirittura. Ma che bello, canzone che ti mette un'allegria pazzesca, una canzone di questo genere. Si è fatta male. Eh? Si è fatta male. No, no. Senti. Tu l'hai fatta mai? Eh? Tu l'hai fatta mai la spaccata? No, credo che sia molto difficile farla per noi. Sì, noi abbiamo sì. un piccolo impedimento. Pare che per loro sia una cosa decisamente sì. più facile. Un fardello che non, non accetta botte. Senti, ma a proposito della rivista, tu hai lavorato anche con Wanda Osiris, tra l'altro. Sì. Hai fatto... L'ultima rivista che io ho fatto è stata quella di Wanda Osiris, Gran Baraonda. E com'era? Come ti trovavi? Ma io veramente l'ho accettata perché volevo, così, sempre da matto, un po', stupire il pubblico milanese, purtroppo, che insomma idolatrava la Wanda Osiris, era un mito per Milano. E allora? E facevo un personaggio che poi ha anticipato un'americana a Roma... che si andava a presentare, uno molto volgare, molto perché voleva fare l'attore con Wanda Osiris. Dice, sai. E allora diceva, permette Wanda Osiris, c'aveva un ciuffo, permette Wanda Osiris, lei stava parlando con una cosa, non lo sentiva, sì. non so proprio perché non sentiva. Sì. Permette Wanda Osiris, mi permette Wanda Osiris, a un certo momento gli do uno schiaffone dietro alla schiena nuda. Oddio. E si segue rintrona in tutto il teatro. La gente è rimasta con me. E lei. Ah! E dice, ma poi lei un po' protestata, ha detto, dice, ma è forte quello che mi dà, dice, ma non è un po' troppo? Allora Giovanni Carinè dice, no, dice, questo mostra che spirito hai, e infatti lo era, lei era buona, spirito, poi, si era buona. Poi per il teatro dava tutta se stessa questa cosa. E io continuai questa cosa, c'era Rossellini che aveva visto la rivista la prima sera, veniva tutte le sere, stava a Milano, verso le 11 quando c'era questa cosa dello schiaffo. Wanda Osiris a vederlo. Poi io non feci più il teatro, il sì, cinema mi reclutò in esclusiva e quando pensai a Polvere di Stelle, di fare Polvere di Stelle, pensai di incontrare il massimo che c'era, no? Nella rivista, era Wanda Osiris, e questa povera compagnia di avanspettacolo in una tradotta di un treno in terza classe, questa cosa, che rimane così a guardare l'arrivo di questo treno che c'era scritto Wanda Osiris con le bluebells alla carrozza ristorante, tutte vestite, cos'è, che guardano meravigliati. E io vado a Wanda Osiris e gli porto un mazzettino di viole. Appena di Wanda Osiris, tieni! Perché lei odiava Viola! Qualche secondo di pubblicità e siamo subito da voi, qualche secondo soltanto! Allora Alberto, adesso abbiamo un film incredibile. Allora, Un italiano in America. È un film che feci con Vittorio De Sica. Con Vittorio De Sica. Perché quando gli proposi di fare Italiano in America, fare il mio padre, e gli disse andiamo anche a Las Vegas, ci vengo subito. Appena saluto che c'era. Infatti io girai perché... quasi mezzo film a Las Vegas, perché lui per 7 giorni, vestito come il padre del film, eccetera, non è andato mai a dormire, è rimasto sempre in sala da gioco o la roulette o lo chemin, questa cosa, e io dicevo, ho preparato tutto, proprio 5 minuti, dice, ma proprio adesso che vengo, ma non vinci mai, ma che stiamo... Puoi stare lì. Senti, la storia
La storia bella, Di un benzinaio? Di un povero benzinaio che l'ambasciata americana arriva lì da questo distributore di benzina e gli dice, dice, dov'è suo padre? Dice, mio padre è morto. Lui dice, come è morto? Sì, so 30 anni che è sparito, non si è fatto più vedere, si vede che è morto. Dice, tuo padre non è morto, suo padre è in America e la vuole vedere, vuole incontrare lei. In America c'era una trasmissione che si chiamava The Great Meeting, sì, i grandi incontri, che facevano incontrare quello che poi 50 anni dopo aveva fatto la Carrà. Ho capito. E allora? Voglio bene. Sì. E allora? E allora lui va in America e è quel pezzettino che arriva lì. Che arriva alla televisione e ecco, fa l'incontro. Però il significato del film, il concetto, è vedere l'America non come l'americana Roma, in Italia che sognava l'America, dei questo film. Paese dove ti dà tutto, ti abbraccia, ti fa diventare milionario, miliardario, potente, questa cosa eccetera. Lui in America finisce a rifare il benzinario che faceva in Italia perché non c'era nessuno che lo aiutava. Suo padre si giocava tutto perché gli porta via anche il biglietto di ritorno in Italia, perciò rimane solo a fare il benzinario. Sì. Beh, devo dire che come sempre i tuoi film cioè, hanno... è molto realistico. Certo, certo. Ma c'è il momento straordinario. Quando l'hanno fatto venire Alberto Sordi dall'Italia in America e gli fanno incontrare per la prima volta, vede il padre, guardate anche il padre a un certo punto che c'è un segno dove deve andare e quando entra non riconosce il figlio, però è da vedere, eccolo qua, un italiano in America. Right now, the moment we've been waiting for, the reunion of this Italian man with his father, and now that great moment we've been waiting for, where we're going to reunite. Quando Marossi. Papa! Giuseppe! My son! Giuseppe! Papa! Where are you? Papa! Giuseppe! Oddio, who are you? Giuseppe! Come on, Giuseppe. Papà! Well? Dove? Sì. La provo? I try. Forget it, it's yours. Beautiful. Fantastico. Papà! Fantastico. Beautiful car. Beautiful car. Ah, thank you. The flowers. Papa! Isn't that remarkable? Look at that. Yes, sir. Papa! Hi, Giuseppe. Who is calling you? To me? Who? Yes, Giuseppe Marossi. Welcome to America. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Ma è fantastico. Il policeman mi ha riconosciuto, mi ha chiamato Giuseppe. T'ha vista la televisione. 30 milioni di americani t'hanno visto stasera. Oramai tutta l'America ti conosce. Sta a te ora, Giuseppe, saper quel che fare. A me che devo fare? Ne devi approfittare. Sì, papà, approfittiamone. Sta su, tirati su, fa così. Ecco Broadway. Le più grandi stelle di Hollywood hanno conosciuto qui i primi dolori e le prime gioie, successi ed insuccessi. Giuseppe! 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 Aridaglie! Giuseppe! Papà, mi hanno chiamato, mi hanno riconosciuto pure questo. Ciao! Ciao, papi! Papi, ti chiamano papi. This is papi. Bye! Bye! Thank you! Beautiful! Ciao! Bye-bye! Thank you! Bellissime, giovani, meravigliose. Chi sono, due stelle? No, sono due mignotte. Ha 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 ha!
Due stelle, la tua faccia poi ingenua sempre quando arrivi su queste cose. No, poi lo porta in questo grande albergo, viste qua, perché è tutto pagato dalla televisione. E certo. E quando devono scappare, perché uno che vuole soldi e se lo aspetta sotto, queste cose, che scappa, dice, ma scappiamo così, dice, ma l'albergo, dice, che albergo? È già pagato questa cosa. Eravamo ospiti, dice, ma come sei miliardario? Che non credeva che fosse miliardario. C'è una canzone straordinaria che tu hai scritto per questo film, di una bellezza, l'abbiamo cantata assolutamente tutti, ma adesso hai una voce straordinaria che te la canta, Iva Zanicchi. Ti ricordi il tema del film? Amore, amore. È il commento di questo film. Eccola qua, Iva Zanicchi, accompagnata da Sante Palumba al piano. Perché so che siete amici.
Senatore della Giovissima. Grazie Alberto. Grazie. Da sempre. L'hai cantata, guarda, ma sai, sì. Guarda, molto emozionato. Devo dire che è una canzone bellissima e che io non ho mai cantato per paura, devo dire. E invece lui mi ha obbligato, no, e io felicissima di poter fare un omaggio è a te. Per la voce tua questa. Davvero, bellissima canzone. Come no, grazie. Hai voglia. Tutte le canzoni. Posso sedere qua, voglio stare vicino al vicino, vicino. No, qua ti seguo da qua. Mi sarebbe piaciuto vedere una cosa, perché ha continuato, ti prego Alberto, ha continuato a dire, Alberto. Che faccio, vengo lì? No. Per adesso che tocca sta qua. Ma hai visto quanto è bella? Bella? Sì, proprio. Ma la Zanicchi è bella? Sì. Certo, è da tutta una vita che dico che è bella. Senti, allora, è vero, di belle. Tu hai lavorato con tutte, dai, un sacco. Volevo qualche commento tuo su quelle più italiane vicino a te. Cominciamo con la Pampanini, per esempio, Silvana Pampanini. Silvana la nostra. Era bellissima, era bella. Ah sì, eh? Sì. E quando, e com'è stato? È una bella donna. Mm. Però quando era giovane era stupenda, aveva degli occhi, non so che colore aveva, ma era un marrone, viola, bellissima. E ti sei trovato bene con lei? Cioè era un tipo, perché aveva una simpatia strepitosa lei nella vita. Ma io non feci molti film, sì, con lei, feci. Beh, però hai fatto Amore quello di mezzo secolo. Sì. Ma era un momento in cui io facevo 11 film contemporaneamente. Cosa? 11 film? E come facevi? In 2 mesi e mezzo, giorno e notte, lavoravo 2 ore a Cinecittà, 1 ora alla Titanus, 2 ore fuori, un'ora, ecco. E arrivai che dovevo fare una scena con lei. E avevo 3/4 d'ora, 1 ora di tempo, e invece no, non era ancora tornata. Era andata non so dove, ma dice non è tornata. C'era il papà, dico, guarda Silvana, che io ho mezz'ora di tempo, se fra 10 minuti fa io me ne vado. Dice, caro Alberto, non è colpa di nessuno. Silvana non è nostra, è dell'Italia. Vabbè, se non arriva io. Senti, è vero che hai visto l'Italia, è vero che hai visto la prima volta che hai visto Sofia Loren, l'hai vista in lacrime quando l'hai conosciuta? Beh, era una ragazzina di 14-15 anni. Sì. Una figurazione in un film, si chiamava È arrivato l'accordatore, alla Titanus. Sì. Dove c'era un party con dei giovani eccetera, e la macchina da presa partiva dal bordo di una piscina dove, sì, c'era un piede, fermo così, e poi la macchina inquadrava le gambe in costume così, e vedeva questa ragazza e poi tutto il... E a un certo momento l'aiuto regista che faceva la cosa la cacciò. E lei disse, mi hanno mandato via perché dice, non sapevo mettere il piede lì alla piscina. Ma allora, ti rendi conto? E dico, beh, il piede. Ma ti hanno visto? Allora sono andato. Allora? Penso matti. Prendono te per fare il piede. Dice no, non lo so. Allora sono andato Coletti, figura che era un regista che dava le spalle alla macchina da presa. Non guardava. Allora ho detto, ma fate piangere, mai visto la ragazza che sta piangendo? Gli hanno detto che non sa mettere il piede. Ma chi? Quell'imbecille, vieni qui, chi hai cacciato via? Allora sono andato, ma no, lo fa lei, lo fa questa qui. Allora sono andato lì, glielo fanno fare, grazie, c'era la mamma, questa cosa, dice, far piangere questa mia creatura. Beh, ma poi si pentiranno un giorno quando se ne accorgono chi è. E così è stato in effetti. Così ci siamo. Perché anche lei cominciava, ma anche tu hai cominciato. Poi l'ho conosciuta nello stabilimento della Ponte De Laurentiis, quando... anche lì faceva molta anticamera. Anzi, io entravo da Ponti e dicevo, ma quella ragazza sta fuori. Da Ponti? Andavi perché lui non aveva ancora focalizzato. Beh, ancora non era sicuro. Perché Sofia esplose in America. Sì. Lui la portò in America. In America hanno visto 2 donne, una sopra l'altra, ha detto, è questa non ce l'abbiamo. E l'ha passata. Senti,
Ma lei infatti aveva raccontato, mi aveva detto che ha fatto tante cose, tanti, agli inizi, proprio inizi, comparsate cose. Beh, poi io feci con lei Due notti con Cleopatra, ma era un film per me. Sì. Sempre col compagnuccio della parrucchiera faceva Cesarino, faceva. E andai, vedemmo in proiezione le scene girate, e andai da Ponte Lorenzo e dico: ma sospendiamo sto film, fatemi fare Cleopatra veramente a lei. Ma che è sta stupidaggine che stiamo facendo? Senti, la Vitti? Beh, la Vitti aveva già, quando cominciamo a lavorare insieme, aveva già tutto, era già arrivata, passato, era già importante. Di Antonioni, cose, cioè, per era tu hai molta tenerezza per la Vitti, però, sì, giusto? Sì. Ne voglio molto è bene. Un personaggio, la salutiamo? Sì, sono grande. Perché è proprio... Senti, adesso arriviamo a Fumo di Londra. Cioè, cos'è il tuo primo film ufficialmente da regista, giusto? Perché già avevi fatto cose. Bravo, che hai messo Fumo di Londra, perché Fumo di Londra non è il pranzo dei monarchici. Oggi ricorre appunto la data del referendum. Sì. E la monarchia è rimasta in Europa, ma solo come rappresentanza, cioè grande rappresentanza, soprattutto in Inghilterra, quasi tutti i giorni ci sono parate, ci sono grande attrazione, queste attraversate di quelli della caccia alla volpe che vanno a cavallo, queste cose. E allora io, dovendo fare questo film, presi proprio una grande parata e poi marciai con cioè, io credo che abbiamo una passeggiata tua proprio per Londra, ce la guardiamo subito. Eccolo qua, Fumo di Londra, che è stato un successo enorme. Allora, mentre andava a cavallo. Ma io ti devo chiedere una cosa, no, io ti devo chiedere se è vero che tu hai non posso, vabbè, qualche secondo di pubblicità, arriviamo subito, hai detto lo vi alla regina, un attimo, qualche secondo di pubblicità e ci siamo subito, è vero? Eccoci, sì, ci siamo ricollegati col Quirinale, adesso credo che il concerto sia finito, quindi vediamo il nostro presidente, vediamo Michele Mirabella, mi senti?
Ci sei? Perché stiamo vedendo appunto questo, il concerto è terminato. Magnifico totale, come si dice, del Elisir, chiama Elisir. Elisir, ci sei? Cortile d'onore dove si è svolto. Sentiamo noi delle voci, stanno commentando soltanto sotto. Per cortesia fatemi segno e fatemi sapere. Non sono ancora pronti, allora ci fate sapere quando. Tu dimmi se è vero che hai detto I love you alla regina Elisabetta. No, era la presentazione dei due nemici che fu presentato. Eccolo Elisir. Elisir. Michele, in questo istante dicevo il concerto. Ecco, Michele, Michele, sei in onda. Prendendo al presidente Carlo Ciampi, da questo posto in fondo dove mi sono venuto a dislocare per non disturbare con questo tentativo di telecronaca il cerimoniale, diciamo, il rituale della conclusione. Ecco, vediamo il presidente Ciampi che saluta. Che parla bulgaro, io non lo sento. Come si dice, civili, religiosi, militari. Abbiamo prima il presidente della Camera, parlamentari, politici, alti prelati, autorità militari, dicevo, ma moltissimi giovani. Ecco, il presidente si sta avviando in questo momento, accompagnato dalla donna Franca, si sta avviando verso l'uscita, sta, ecco, io mi avvicino allo sbocco del corridoio. L'applauso cordiale del pubblico, dicevo, moltissimi giovani, studenti, evidentemente appassionati di musica, non hanno mancato questa occasione, che non è soltanto celebrativa e cerimoniale, ma è un'occasione culturale, come è giusto che sia, e come sono certo il Presidente ha inteso che fosse per magnificare questo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Mirabella, di qua lo spettacolo è magnifico, visto. Dottor Giovanni Garofalo, che il nostro dirigente Rai al Quirinale sta prodigando per fare da scorta. Ecco, presidente scortato dai dignitari del Quirinale, oltre che dal suo seguito. L'applauso a ondate, ecco il comandante dei corazzieri, donna Franca, il presidente Ciampi. Presidente, buonasera. Signora, non posso mancare. Presidente, un saluto per Rai 1, siamo in onda, scusi la sfacciataggine, ma siamo in onda in questo momento su Rai 1 e quindi ci piacerebbe, ecco, che lei commentasse con poche parole questa meravigliosa occasione. Ma io voglio ringraziare tutti gli italiani, perché sempre più dobbiamo tutti riconoscerci in questa festa, nella festa della Repubblica. Allora posso dire viva l'Italia, che è la parola più bella che si possa dire, la frase più bella che si possa dire. Dubbio, insieme. Grazie Presidente. Insieme. Grazie. Grazie. Prego, signora, grazie. Grazie Michele. Grazie Paolo, grazie a voi, ancora viva l'Italia a tutti e viva la festa della Repubblica. Bene, torniamo a noi qui. Beh, sai che questo presidente mi piace molto, voglio dire, nel senso che... Moltissimo, perché sta facendo delle cose adesso, la parata nel 4 novembre, che nel 4... Con le nuove divise. Non c'era più da tanti anni. Senti, torniamo alla nostra... Bisogna regione. Incrementare una grande metropoli, una grande città, ha bisogno di interesse, di turismo, di gente che vede delle cose molto... È vero. È vero questo. Senti, mi stavi dicendo però una cosa, che allora, dopo i due nemici... Andai alla prima a Londra dei due nemici, The Best of Enemy, e c'erano i reali, la regina Elisabetta, queste cose, e dopo tutti in fila così ad aspettare che lei venisse. Quando è stato il mio turno, le ho detto I love you, Majesty. Giura. Allora lei ha fatto e ha guardato il suo principe, consorte, il principe Filippo, The Italian, ha detto. Sì. E poi io so un seguito però, che ti ha rivisto anni dopo a Castel Sant'Angelo, sì. E ti ha riconosciuto perché... Ti ha riconosciuto perché a Venezia aveva visto proprio Fumo di Londra. Sì. E,
E mi ha fatto molto piacere questa cosa, eccetera, e gli ho ricordato I Love You di Londra. Di nuovo. Senti, guardiamoci un altro pezzettino di Fumo di Londra, perché è magnifico. Il tuo, come si può dire, cercare di mescolarti alla città e questo arrivare... No, perché lui è un grande fanatico. Sì. Di moda inglese, una volta tutti noi lo eravamo, certo momento, certo. Soprattutto quelli che facevano il teatro di oh ciao, si salutavano prima di dare la mano, sentivano se era stampa inglese e non l'hanno mortazzina. E lui vive in provincia, un piccolo antiquario, allora con un conte, con degli amici, questa cosa, parla sempre di questo viaggio che deve fare a Londra per andare a cercare un oggetto, insomma, che gli serve per la collezione. E appena arriva da Perugia, perché è di Perugia, lui gli amici dice: ma a quest'ora dove vuoi che sia? Si sta provando la bombetta, si sta provando, infatti sta da Locke, da Loeb, per le scarpe, da Brig per l'ombrello, da Fortune & Mason per il garofano, poi a Piccadilly Circus. Colin Tyne sta leggendo. E guarda, dei napoletani ti scambiano per inglese. Ecco qua. Mettetevi vicino a quello con la bombetta, altrimenti non ci credono che siamo a Londra. Pasqua. Davanti. Scusami, mister. Bene. Italiani? Sì, signore, o italiani. Siamo. Del sud? Del sud, sì, signore. Bambino. Pronti? No? Buono? È buono. E non vi fate conoscere da tutti per quelli che siamo. Ma chi è? Taxi. Taxi! 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 Allora, torniamo da Alberto. Alberto, adesso arriviamo a un settore più delicato, perché abbiamo parlato dei film, abbiamo parlato dell'attrice, eccetera. Una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è l'amore, in effetti. Per cui... E non dobbiamo parlarne. No, perché no? Perché ci sono... parlare d'amore. Sì, un pochino, dai. Almeno conoscere un po' questo lato. Perché tu, cos'è che ricevi quando ti chiedevano se ti sposavi? Ma io, quando c'è stato il caso Clinton, eccetera, cioè, sì. Dico, vedi che io ho fatto bene a non parlare mai. Perché così... mai. Senti, invece io so che... Un gentiluomo non parla mai. Non parla mai. No, però delle cose carine si possono dire, voglio dire. Per esempio quando... I giochetti. I giochetti. Per esempio, è vero che quando Alida Valli faceva il feroce Saladino, no? E tu facevi il leone, no? Lì ti avevano dato una testa e andavi... Ero dentro una pelle di leone. Di leone. E lei andavi a cantare sempre una canzone.
studiavo da basso però. Sì. E c'era questo Lino Carenzio che era un partner della Miss Tanguette sì. a Parigi e cantava questa canzone basta soltanto un fior per dirti che io non vivo che per te. E lei era estasiata, aveva 15 anni lei, era come una gazzellina e stava così a guardarselo che lui scendeva, visto che poi lui non guardava molto le donne partner, no. E allora io mi avvicinai, avevo la pelle di leone, non potevo levarmi, perché la ripetette una decina di volte, il regista dice ancora, ancora questa cosa. E io l'avevo imparata, basta soltanto un fiore, io fa il regista, vado giù e rompo la testa del leone per terra, fermo la cosa, dice chi è? E dico sono scivolato questa cosa, portatelo via. Quindi qual è stata la fine del flirt addirittura. Senti, però un gesto d'amore ho fatto. Senti, e poi quando hai invece incontrato, mi piaceva tanto la storia del ramo, ti ricordi quella quando volevi fare Tarzan per conquistare una... No, volevo, perché dovevo competere con un altro che non so che cosa aveva più di me, e questa bambina, ma io avevo 9 anni, 10 anni, e io dico ma perché ti sei innamorata di lui? Dice per i capelli. Ma dico anch'io ho dei bei capelli, no, dice sono d'oro, dorati, c'aveva dei capelli quasi ossigenati, io non lo so che dico ma è brutto, c'ha pure il dente, no i capelli. Dico ma io faccio anche ginnastica, dice anche lui fa ginnastica, non come me. E allora c'era un ramo che attraversava una strada e si andava sul ciglio dell'altra strada. E una notte, mentre stavo cenando così, pensai di fare questa impresa come Tarza, da un ramo attraversare la strada. Fortunatamente non passava, era tardi, di sera, non passavano macchine, non passava niente. Presi il ramo e andai con la faccia selciato e così finì in questo piccolo modo, perché dovevo medicarmi, sono stato male, ho rotto il naso, tutto sanguinante eccetera. Senti, però un grande amore della tua vita, grande, è stato Andreina Pagnani. Comunque quello non era uno scherzo da bambino, allora, quello era sul serio. Ecco Andreina Pagnani. Sì, infatti qui siete insieme, che bella donna. E come l'hai conquistata? Perché tu quando l'hai conquistata, in fondo eri agli inizi, giusto? Io avevo fatto la Zabun nel 42, lei venne a vedermi in teatro e io lì facevo due o tre cose molto riuscite, avevo molto successo nella Zabun al Quirino. Sì. E lei salì in palcoscenico, dice voglio salutare questo ragazzo, questa cosa eccetera. Commise questa imprudenza di venirmi a dire bravo. Da quel momento non l'ho più mollata, andavo con la bicicletta a aspettarla a teatro. Con la bicicletta? Sì, beh, non c'avevo niente, c'avevo solo la bicicletta. E lei? E allora facevamo a piedi il tunnel, lei abitava in via del Tritone, dico un giorno avrò anche una macchina, una limousine per venirla a prendere a teatro, questa cosa, adesso deve aver pazienza. Già, ma io perché mi devo accompagnare con lei? Non ho capito. Ma dico perché mi ha detto bravo, io non la lascio più. Io sono molto innamorato di lei. E lì nacque questa nostra relazione. Alberto, la verità è, a tu ad Andreina hai chiesto di sposarti? L'unica donna alla quale ho chiesto di sposarmi. Ecco, vedi? Però tu non eri fedele di natura. La grandissima donna, da grandissima personalità che aveva questa cosa, sorrise e disse no.
Perché fra qualche anno tu chissà dove sarai, e mi lascerai. Io senti, ma, non sposo uno che ha 15 anni meno di me. Senti, poi c'è stata una cosa che non so se... Katia Ricciarelli, ma è vero che tu e Katia vi dovevate... Ma Katia Ricciarelli fu una sfida con Lele D'Amico, il marito di Suso Cecchi D'Amico, che era un critico musicale, che mi disse, e ho detto, dico, c'è una cantante, adesso debutterà all'opera, è molto brava, molto... No, stona. No, stonata pure, per lui. Lui. Allora ci fu, non so che opera era, ma insomma andammo al Teatro dell'Opera che cantava Katia, cioè, ebbe molto successo. Sì, ma io ti chiedevo una cosa. Avevo detto, ho detto. No, ma io ti avevo chiesto questa cosa. Se è vero che tra te e Katia Ricciarelli c'era stato una cosa che dovevate sposarvi? No, lei disse, mentre io prendevo un premio a Gallipoli, dice io, Esordi, dovevamo sposarci. Dico, ma forse non ricordi una cosa. Che cosa? Eravamo ubriachi tutti e due. Ho capito.